Se si potesse scrutare nelle pieghe dell'animo umano, chissà se non si colga nel segno, pensando che quando alcuni anni dopo Don Gabriele prese a distogliere il figlio Tonino dall'attività di avvocato alla quale si era avviato, suggerendogli l'incarico di direttore amministrativo dell'ospedale medico ormai realizzato e funzionante, non abbia voluto anche con ciò mantenere ancora fede a quello che aveva definito il suo voto e il suo impegno, quasi a voler perpetuare la sua presenza attraverso suo figlio. Don Gabriele muore 85enne nel 1980. Sin quasi a tutti i suoi giorni ha continuato a coltivare le sue passioni, l'avvocatura e gli studi archeologici. Ma prima di chiudere questo mio certamente troppo lungo intervento, consentitemi ancora qualche altro minuto per dirvi di alcuni miei personali ricordi. Per ragioni, diciamo così, anagrafiche, credo di essere rimasto ormai uno degli ultimi ad aver avuto la fortuna e il privilegio di conoscerlo personalmente. Le nostre vite professionali si sono più che incrociate, appena sfiorate. Ho iniziato la mia attività alla metà degli anni 60, quando Don Gabriele era ormai quasi al termine della sua parabola umana e professionale. Dal 1965 facevo pratica legale, che allora, contrariamente a oggi, durava diversi anni e non pochi mesi, stavo per dire pochi minuti, presso l'avvocato Armando Attolini, altro grande giurista salentino che aveva lo studio ai Brindisi nei pressi della stazione ferroviaria. Quando mi ci recavo, nelle prime ore del mattino, mi capitava spesso di incontrare Don Gabriele, appena sceso dal treno che costituiva il suo abituale mezzo di trasporto e che ogni giorno prendeva per andare e tornare da Lecce e da Brindisi, quali che fossero le condizioni atmosferiche. E in inverno, col freddo e sotto la pioggia, vedevo la sua esile figura, protetta da un ombrello che doveva avere presso a poco la sua età, e da un paio di guanti di lana con le mezze dita. Con gli stessi guanti, che gli consentivano anche di scrivere, lo rivedevo poi più tardi nel vecchio tribunale di via Duomo per ripararsi dal gelo pungente provocato dai termosifoni insufficienti e dagli spifferi dei vetri rossi. E proprio nello studio dell'avvocato Torino, quando accadeva che quei due grandi giuristi fossero avversari in qualche causa, ho avuto modo di leggere i suoi scritti, che nella forma esteriore, e ciò costituiva oggetto di salaci battute fra i due, erano, per così dire, piuttosto parsimoniosi. Don Gabriele non lasciava vuoto un solo piccolissimo spazio sulle righe dei costosi fogli bollati sui quali si scrivevano gli atti, ma che nella sostanza erano impareggiabili trattazioni di questioni giuridiche, scritte con un eloquio forse non più adeguato ai tempi che stavano mutando, ma caratterizzate da una sequenza logica serrata e stringente. Fissava quale fosse il problema da risolvere, prospettava le possibili tesi e poi, quasi per conseguenza naturale, ne faceva via via, argomento per argomento, scaturire il risultato finale. Avevo insomma l'impressione che stesse prendendo per mano il giudice alle prime battute e che poi lo guidasse passo per passo, riga per riga, verso quello che per lui doveva essere l'esito finale. Come ho detto, quando le nostre vite si sono incontrate, Don Gabriele era ormai ottantenne. Era persona notissima, rispettata, stimata e non solo come avvocato. Eppure, non l'ho mai visto entrare in una stanza di quel detto tribunale, neppure quella di un dattilografo. Allora non c'erano fotocopiatrici né computer e tutto era affidato alla solerzia di chi trascriveva macchine e processi, senza avere prima bussato alla porta ed avere chiesto più volte il permesso di entrare, con la sua voce pacata e col suo tono rimesso. E questo suo stile di vita, questo suo modo di comportarsi, insomma questo suo essere, accentuava, anziché diminuire, il rispetto del quale godeva e che chiunque in ogni occasione gli manifestava.
per non parlare poi della disponibilità a darsi carico dei problemi altrui e cercare di risolverli. Ricordo, ma prometto di non tediarvi più oltre con queste antiche reminiscenze, che un giorno, in attesa che arrivasse il mio maestro, ero in una stanza in una cancelleria a chiacchierare con un vecchio cancelliere che qualcuno di voi forse ricorderà. Si trattava di Don Ciccio Danzarella di Ostuni, che per quanto io fossi giovanissimo mi aveva preso in simpatia e talvolta si intratteneva con me in lunghe e gradevolissime conversazioni. Si sente bussare alla porta, chiedere il permesso di entrare. Don Ciccio mi guarda e mi dice: questo è Don Gabriele Varsano. Don Gabriele infatti entra, deposita un suo atto, ringrazia Danzarella e poi si allontana salutando rispettosamente e richiedendo la porta. Don Ciccio, forse anche per impartirmi un insegnamento, commenta nel più puro dialetto ostunese, che faccio fatica a pronunciare ma che credo non abbia bisogno di traduzione, chis soe galantuemne. E poi, quasi commosso al ricordo, mi racconta che qualche tempo prima, per un suo problema di salute, si era rivolto a Don Gabriele per ottenere di essere ricevuto rapidamente da un medico di Lecce, che di Don Gabriele aveva saputo essere amico. Prima che si presentasse l'appuntamento, Don Gabriele gli aveva consegnato una busta chiusa raccomandandogli di consegnarla al dottore. Preso dalla curiosità per quella raccomandazione che gli sembrava strana, Don Ciccio aveva aperto la busta e sul biglietto che Don Gabriele aveva scritto di suo pugno aveva letto questa lapidaria frase: il datore della presente è il mio fratello, sappi di regolare. Don Ciccio Danzarella aveva ragione, questi sono i garantoni. So perfettamente che le autocitazioni sono sgradevoli e di pessimo gusto, ma consentitemi per una volta di trasgredire la regola, non certo per autogratificazione, ma perché credo che un breve profilo di Don Gabriele, che ebbi modo di scrivere tantissimi anni fa sulla pubblicazione dell'Ordine Forense, ne sintetizzi i caratteri dell'avvocato e dell'uomo. Scrissi allora: finissimo giurista, pronto alla immediata percezione del nodo di fondo delle questioni, impareggiabile nella apparente sottigliezza procedurale che dava però la dimensione della sua cultura giuridica e del suo ingegno. Era certamente consapevole del suo valore, ma aveva il grande merito di non farlo apparire e pesare su alcuno. Il suo modo di essere era costantemente improntato al più totale e assoluto rispetto per chiunque, magistrato, avvocato, cancelliere o chi altro la causa o l'attività del gruppo quotidiano lo portasse ad incontrare. Questo per me è stato Don Gabriele e questo è il ricordo che ancora oggi conservo di lui. Grazie. Grazie Mario, hai tracciato il percorso di, cioè che ha rappresentato nella sua vita Gabriele Varsano e anche ciò che ha voluto dire a tutti quanti noi, cioè il rispetto per il prossimo, qualcosa di fondamentale e importante, ma la base di umiltà chi sa di essere un punto di riferimento concreto, ma sa anche di rimanere accanto a tutti, forse il modo migliore per poter crescere. Mi piacerebbe chiedere a tanti giuristi che sono qui oggi presenti, nel momento in cui l'ospedale non ha più quel reparto pediatrico, no? Quel testamento, che sorte potrebbe avere, che attività dovremmo chiedere a Don Gabriele per avere un suo in qualche modo riscontro. Andiamo oltre e passiamo alla relazione del professor Francesco D'Angia, archeologo e cultore di Stora Valle. Vediamo quest'altro aspetto della figura di Don Gabriele Varsano. Bene, buonasera.